Giorgio! Dai, continua! Sarà stupida stasera. Dammi una mano a farmi. Fermate, dite no. Sforza tutte le stelle e le più brillarelle che c'hai e nascondi mezza luna fino a soffare. Fammi ascoltare che è quasi primavera, che me la mano in testa e dite no. Sforza quel venticello, sto zigarello che c'hai. Roma, Roma. Non fa la stupida stasera. Siete italiani tutti qui? Capite quello che vi dico? Roma. Non fa la stupida. Stasera lo dico io. Roma. Non fa la stupida. Stranieri qui. Sono stranieri. Roma. Zitto, ma non è cattivo, eh? A guardarlo così c'è questo mozzica, no? No, no, no. Roma. Non fa la stupida. Stupida. Buonasera. Hai provato a cambiare spacciatore? A prendere quello estivo? Se ti dico il nostro, fai ancora la roba invernale, eh? Se ti dico il nostro, puoi presentarti, come ti chiami, chi sei? Sì, Mauro Ranalli, grazie. E tu dici grazie prima che ti fanno un applauso. Allora, chi sei? Mauro Ranalli. Grazie. Ok. Pronto? Avanti? Beh, vabbè, l'amore. E questa è una canzone che dopo vorrei. Un omaggio che me lo faccio anch'io, parlando di Franco Califano, ma è difficile, facile. Questa è una canzone che faccio sempre, ci tengo perché è. Mi ha lanciato, no, nel grande mondo del musical, vedi Lucantino, eccetera, eccetera. La faccio sempre volentieri. È una canzone d'amore, forse a livello di musico la più importante che abbiano mai scritto al mondo, così come appunto Lucantino è il più grande musico mai visto, secondo me, anche in Italia, proprio senza dubbio. Stop! E l'amore, l'amore è... Ok. Stop, perché? Chi è stop? Un colpo, mi fa che stricche? Stop, mi sono perso il cane, Maurizio. E che c'entra stop? Si chiama stop. No, ho capito. Andannato. No, ti... Ma l'hai visto? No, il cane si chiama stop. Il cane si chiama stop. È un incrocio, come lo chiamate? Questa è tremenda. Io ho due cani, uno stop e uno stempiato. Stempiato perché è un cane da riporto. Stop! Questo mi perdo sempre in una cosa. Tu voleva il casco e stiamo tra di noi. Stiamo con il motorino. Ma l'hai visto sto signore? Aspetta, Mauro, fammi la cortesia. Fermi, fermi, fermi. Così che sia. Vieni qua, un secondo. Non venire. Troppo simpatico, un applauso. Andiamo a reggere il telefono, che state sotto anestesia, vi svegliate. Non so che sia la moglie, ho visto, mica sei assistente sociale. Vieni qui. Ma non fai un momentariato. Ma no. Ma Mauro, fai partire furia il cavallo del West. C'ho un cane. Fallo frusto. Fatemi denare. Ma che frusti? O sai Maurina? Sì, non aver timore, vieni qua. Stai bene? Come stai? Che hai detto? Sì, ha detto. Ah, bugiardo. No.
sta bene, sì. Vabbè, no, non può star male. Carina questa, non può star male, questa era bellissima. Questa malessero. No, ma non è malvagia. Anzi, se ce lasci una foto tua, la mettiamo davanti al camino, così i ragazzini si avvicinano al fuoco. Sì. Faccia il piacere. Maurizio! Ma perché? Lo dice a tutti, non deve essere bello. Tu esageri, ma questo è un bordino. Dieta. Oddio, vengo su. Amori, sto cazzo. Ok, grazie. Penso che domenica sono stato a cantare un funerale, Amori. La musica si sentiva poco, c'era una cassa sola. Però... questa la dicevo 2 anni fa, ma la sono ricordata. No, che se perché mi incrocio, no. Sdeviato. Famo un piano. Allora, Mori, ascolta. Mi scappa sola, mi guarda. È normale? Dice, questi sono, mettono, danno piede, ma che è? Ma che è la Macarena? Dice, questi c'è una cosa che c'è segreta. Quando qualche comico un papi apre una foto, fanno così, ti mandano su. Ma che c'è di ciò che ha fatto? Perché ha fatto rovinare a forza del saccasso? No, scherzo, guarda, un amico mio. Ma quante strade ha fatto? Era un amico mio, Vitali. Come che non ballare. Oh. Ma guarda che roba, oh. Qualsiasi cosa compratela, capito? Non chiede niente a nessuno. Dai. Sarà che ti ho visto col guinzaglio, ma sto a ballare can can. Che cos'è? Una cazzata mi è venuta fuori. Sì, io non l'ho sentito. Questa, allora, questa me l'ha scappata. Mi hanno detto, sto guinzaglio non te puoi sbagliare. Guarda sto guinzaglio, ma non scherzo. Loro pensano che tiro se va. Non sto a scherzare, oh. Fermo. Qua. Oddio, amore, dammi una mano, leggi qui. Guarda che roba, guarda. Dice il cane in te scappa, te preoccupa. Ma ha detto il cane in te scappa, ma ha detto quello che mi è avvenuto. Dice come fa a scappare il cane? Io faccio colazione alla larga Argentina, il cane mi cagava a Piazza Venezia. Dice il cane in te scappa. Dice che cazzo dopo fa? Ma non sa ancora, ma è avvenuto questo cinese, sta buono, guarda il cazzo di pizzaio che mi. Che poi io c'ho il cane che è piccoletto, Mauri. Lascia il pizzaio. Oh, ti arriva il cane a faccia. Ma appena ruvido? Dico con chi mi sono andato a mettere io. Il cane in faccia, se chiama sotto. Ma che c'è stato? Ma che cazzo ne so, ci chiamano in continuazione. Ma che è successo? Qualcosa lì dietro? Mauri, saranno le rughe che sono aumentate. Le rughe? Ma che cazzo sono i che non avere di matto? Ma perché sono? Non lo contraddire. No, Noi andrò perché funziona fino adesso la grande funziona. All'albero di Natale, ma che cazzo sta passando il periodaccio qui? Ma che è? A Marco Culo, ma che assumete farmaci? Siamo arrivati, stanno pure essere filanti. Siamo tornati indietro nel tempo, guarda là. Questo che nei renne. Il pacco regalo. Le renne che se si rivoltano, sai come uno. Stai a scherzare, i renne. Quando c'è stato il coso che c'erano tre renne, una i renne. Serenna e Rennato. E tre renne del Babbo Natale. Se capo mangia la cosa, con che pure no? A chi è renne? Se vanno a finire con questa. No, gli danno il porta renne. Arrivederci, io ho finito stasera. Grazie. Non voglio venire, ciao Marco, grazie. È stato un piacere. E poi volta renne, e riporto. E poi canta renne. Stop per incrocio. Pensa che le renne, che poi lo sai, è stato un casino perché quelle le pagano a babbo morto. Gli danno mai se. Davvero. All'altro giorno sentivo che discutevano tra di loro, dice quest'anno è Natale slitta. Dico ma come? È cazzo, c'è sempre capito, ma che ne so come cazzo? T'ho lasciato un par di mesi, ma che cazzo mi stai? Cosa so per queste cose? Che poi io mi sbaglio sempre, Mori, a me ho detto mi sbaglio a mettere il guinzaglio io. Perché io nel giardino ho un'oca e il cane. E il cane c'ha la pelle d'oca. L'oca è un freddo cane. E come l'ha dato proprio? Basta. Per via il microfono. E no, questo non si può. Il cane ha la pelle d'oca, l'oca è un freddo. Quanto ride pure lui che l'ha capito. Fate un applauso. Questo fino adesso è stato amico. Un attimo. Ma capite, guarda, lo manco. Guarda te.
Ma ti ha vomitato, Picasso, sulla camicia, te? Come ti ha vomitato? Io che ho fatto che era la brucio, mi riporto, stasera hai superato. Sto migliorando però, dai. E poi il cane che ho preso per mia suocera. Io il cane l'ho preso per mia suocera. Per fargli compagnia? No, Lara! Lasci tu stasera, sei scatenato, come se me lasci un'altra come me la trovi di canina, se te lascio non come te la cerco proprio, no? Se tu hai fatto, se ma come tu sì, no. E allora? Sì, perché vai alla mamma. A me mi hanno detto tu sai c'era in cucina com'è, di che brutta come nell'altra stanza. Se qua metti nel salone migliora. Non c'è. Le donne. No, ma che sta scherzando, mi socia. Io ho detto, spero che lei diventi come Marilyn Monroe, signora Cecilia. Mi ha detto ammazza, mi ha fatto un complimento, così bella e famosa. Dico no, un ricordo, ma ne la fai. Lo schiatta. Ma da parecchio. C'è il mio ieri, come sei? Il poeta diceva. C'è il mio ieri, come sei? Il poeta diceva sì. Aspetta che te ne vai e vieni, come cazzo vuoi? Se affascio giù con la pelle di un amico. Aspetta che te ne vai e vieni, come cazzo vuoi? Se affascio giù con la pelle di un amico mio. Aspetta. Oddio. Vedi un po'? Sicuro. Non si è sentito. Salite solo io se invece. È un miracolo. E da mo' che faccio un flusso giù a te. State poi, fermi che con questi microfoni ma c'è. Ma se quello che è inizio. Scusate, ma sto microfono, amore, è come questo. Sto microfono è questo, ma che avete preso all'asta? Vado via da solo, vado via da solo. Ma no, Marco, no, aspetta, stai. No. Donne, però. Non funziona. Lo senti che si sente? Ma com'è che fa e viene questo? Dai è quello, accendi il coro, ma che fa? Tu un fa cazzo, ma che spigne? I tassi bianchi e neri devi spegnere, capito come? Sono bianchi e neri, una strega di nonna, fate le cose, il conservatore hanno conservato, ma sotto spirito. Te lo sei scritto. Te lo sei scritto? Sì. Sei il mio oggi, il mio ieri, il mio domani. Tre giorni di merda. Lo sapevi questo? No? Un buon segno, Maurizio, ho portato. Perché, no, io penso, no, a parte che noi donne parliamo male, parliamo bene, ma le donne teniamo sempre tanto. Facciamo un applauso alle donne. Sì, sì. Le donne sono magnifiche. Si sente? Oh, bella, amore, così si sente. Mio nonno mi diceva, le donne sono come le nuvole, se alle 7 di mattina se ne sono nate, è una bella giornata. Come mio cugino è muscoloso, il palestrato, che usciva dalla ragazza, poi la ragazza si è confessata con me, c'è il cugino che... Ma vedi che va via? Ma Daniele, che dobbiamo fare? Ma Daniele! Ma chi è ce l'ha? Del cazzo come faccio? Ma non c'è il diabete! Ma Maurizio se ne fa il cimino, se c'è il cimino... mi faccio il gelato, sì. Chiama il medico mio, io dico. Sì, dici. Io chiedo, com'è sto fatto? A parte questo è scemo, l'altro giorno gli ho detto... Che se mi giro va, oh. L'altro giorno gli ho detto che medicina devo pià, ma ha scritto vitamina E e non mi finisce la frase. Vitamina E e non me lo dici, questa non c'è. Ma c'è il mio chiedo un cazzo. No, ma... Io se... Lo vedi? Penso sempre... Via il gelato, aspetta. Aspetta, tanto ci devi cantare. A che culo ci ha avuto Adamo? Perché Adamo c'è avuto culo? Aspetta, se ne ha acceso. È acceso. Primo e unico uomo della storia che non si è avuto mai una socia. Cos'è che ci ho mai pensato? Ci ho mai pensato, è vero. Mi socia, guarda. Ma palestrato, diceva questa amica, mi ha fatto un cugino e poi con un deficiente. Dico, ma perché mi dici questo? Perché l'altra sera mi ha portato su un prato in macchina scoperta, e mi ha detto, ma cosa avverti prima di fare l'amore con me? Che gli hai risposto? Ho risposto a Berto di madre che fra un quarto d'ora sto a casa io. Ma vedete, no? No, ma questo è come l'uomo, ma perché poi l'uomo alla fine rovina tutto, no? Io? È la prima volta che dormi con un uomo? Che sì, e con l'altro io sono svegliato alle 9 di mattina. Per cui, se certo! Se succede una cosa del genere, devi abbandonare. Senti, ma con tuo suocero non è mai successo niente. Cosa? La suocera ci ha avuto pure te. Lasciate. Non mi ricordare qui, adesso è un momento buono della mia vita.
sto tranquillo, funziona pure, mi ricordo i soci. Vabbè, ma no, perché sembra sempre che uno poi fa il luogo comune, i certi pareva i romani, la soccassoria, sì, so, sono proprio particolari, io. No, te vengono qualsiasi momento a casa. Qualsiasi momento. A me mi si è presentato domenica scorsa alle 5:30 di mattina, sento il campanello un pochino, apro le corse al sofrocco, casco, mi sbaglio, non vedo niente, apro l'occhi, era mi suocera. De domenica tu dici, ma a Pinazzo avete testimoni da Geova? Testimoni a Geova, i carabinieri, era lei. Beh, io sto avvelenato, ho fatto signore, scusa. Adesso non mi incazzo. No, non ti incazzo, mi incazzo. Perché lei mi deve spiegare alle 5:30 di mattina che fa bussarmi in quella maniera, no, ma non ti preoccupare, non ti arrabbiare. Ti volevo solo chiedere se potevo stare 3-4 giorni qua. E staccia, ma che me frega, io richiuso la porta, io. Ma te rendi conto? Ma te rendi conto la presunzione? E stai a capire tutto, eh? Oh, mamma mia, bravo, bravo. Io per pensare c'era Mariotto da spendere 15.000 euro da muratore. Cioè? Mi sono dovuto fare bagno rotonda, la cucina rotonda, la camera da letto rotonda, io ho tutta casa rotonda. Perché? Perché mi sa c'era, mi hanno detto, c'era anche un letto per me a casa tua. Che altro? Ma che stiamo scherzando, ma cambia. C'è la loro mano dietro. In qualsiasi risposta ti possa dare la tua compagna, c'è sempre la matrice, no? Vecchia, anziana, la matrice. È quella da lei, è quella sangue. C'aveva ragione il Califfo, guarda. Ti ricordi Franco quando diceva? Franco quando diceva, mi innamoro di te, oppure diceva. Ma quante ne ha dette Franco? Era bellissimo, era bellissimo. Poi però anche lui secondo me ha sofferto, per esempio c'è una sua canzone straordinaria, le basi stanno lì pronte, non rispondete insieme che paccavallate, perfetto. Ah, c'è la sua, è base. Ma sei all'altezza, fa con base d'altezza il prodotto di questo. C'è una canzone particolare che Franco scrisse. Venite dove state domani sera, ma venga a vedere qua, ma sto proprio a fare di serata. Ma dammi, quando morì un grande autore che si chiamava Piero Ciampi. Piero Ciampi. Franco scrisse una canzone, secondo me, storica, straordinaria. Hanno saldato. Hanno saldato. Questa è una canzone secondo me unica, fantastica, che ve la vorrei far sentire, se vi fa piacere sentire qualche cosa di Franco, io questa sera avrei portato qualche cosa di suo. È entrata, mi piace, sì. Ma sì, ma sanno che cazzo devi cantare? Lo sa, la prima. La prima! Te bocciamo alla prima! Che cazzo, mi se casca, se piccia. Allora, Daniele. Fa finta che ti ho chiesto una cosa, ma non te devi impegnare. Fa finta che... Fermo! Stop! È questa. Però fammi sentire, no? E se il cazzo me la metti a fare. Forte, vai! Ti devi dare l'allaccio emostatico. Sei contento, vedi? Se no non spingi, ti arriva il sangue spedito. Bravo! Io non piango per qualcuno che muore, non l'ho fatto manco per un genitore, il molecchino mi ha insegnato a pensare, non lo faccio per un altro che muore. Io non piango quando scoppia la guerra, è il coraggio dell'eroe steso in terra, io lo premio con tu fronte cielo, ma non piango quando scoppia la guerra. Io piango quando caccio nello sguardo un pensame vagabondo, perché se somiamo in modo assurdo siamo due soli al mondo, mi perdo in quell'occhio senza nome, cercano da